No, ma due alleati che hanno il 40%, in quel senso, cioè se hai due alleati che insieme fanno il 40% e tu stai al 3, al 4, al 5, no, certo. Non è che puoi continuare a dire come la linea la diamo noi, perché Salvini ha portato la Lega al 40% e poi l'ha fatta scendere al 20, ma l'ha presa al 5. La Meloni, il suo partito, era residuale, adesso l'ha portato sopra il 20. Com'è pensabile che adesso alle prossime elezioni il centrodestra esprima come candidato premier, ammesso e non concesso che esista la figura del candidato premier, ma perché notoriamente con questa legge elettorale non esiste. Ma è per quello che andranno, andranno ad una candidatura la Meloni tipo e Salvini Giorgetti, che presentano Giorgetti candidato diciamo premier, Cacciari si che fanno per ammazzare questo, piuttosto. Sì, però, allora, un attimo, perché ordine. No, perché no? Perché no? Perché no? Vedi perché che non no? conosci bene le cose lì dentro. Perché no? Perché cosa no? Perché no? Vediamo. Giorgetti vediamo se succede. Perché no? Non possono. Perché Salvini e la Meloni non potrebbero, in determinate circostanze, naturalmente dopo l'elezione del Presidente della Repubblica e con tutti i condizionali che sono stati prima detti da Sallusti, perché non potrebbero accedere ad una prospettiva di questo genere? Con Giorgetti, visto Presidente che del Consiglio, lo può fare lei Salvini, il Premier. Scusa, visto che sanno benissimo sia Salvini che la Meloni che avrebbero, in quanto quello che conta, Presidente del Consiglio, non in quanto leader di un partito, in quanto Presidente del Consiglio, avrebbero difficoltà immense a interloquire, ad avere rapporti con i poteri europei e internazionali. E lo sanno benissimo. E quindi perché non potrebbero accogliere una prospettiva come quella che dico io? Vedrai che andrà a finire così, naturalmente, se si supera l'ostacolo della Presidenza della Repubblica. Ecco, allora Lina Palmerini...